In Abruzzo nei prossimi giorni arriveranno 21.900 dosi di Nuvaxovid, il nuovo vaccino anti-Covid dell'azienda farmaceutica statunitense Novavax, che potrebbe convincere anche i 120.000 abruzzesi più diffidenti e spingerli a farsi vaccinare. Si tratta della prima fornitura in base al piano di ripartizione stabilito dalla struttura commissariale nazionale. Lo comunica l'assessorato regionale alla salute, che fa sapere che 5.000 dosi saranno assegnate alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 6.400 a quella di Lanciano Vasto Chieti, 5.300 dosi all'azienda sanitaria locale di Pescara e 5.200 a quella di Teramo. Sul nuovo vaccino ascoltiamo il professor Jacopo Vecchiet, direttore della clinica di malattie infettive dell'Università di Chieti. A chi può essere somministrato e in cosa si differenzia dagli altri vaccini? Dunque, al momento può essere somministrato ai maggiori di 18 anni e non può essere usato come completamento del ciclo vaccinale con i precedenti vaccini. Quindi viene fatta una prima somministrazione a distanza di 21 giorni la seconda. Si differenzia perché rispetto ai vaccini che utilizzano frammenti dell'RNA, qui vengono invece veicolate delle proteine che fanno parte della struttura del virus e che inducono la risposta anticorpale. Ed è una metodica ormai consolidata perché viene già usata da molti anni per alcuni vaccini come quello contro l'epatite o alcuni agenti patogeni come il papillomavirus, ad esempio. È vero che non vi sarebbero dei dati clinici, certi sull'efficacia nei confronti della variante Omicron? Ma sai, gli studi registrativi in qualche modo hanno qualche limite perché il campione che viene utilizzato non può rappresentare tutta la popolazione. Le dico che ad esempio non ci sono dati sulle donne in gravidanza. Questo però non deve porre delle perplessità perché comunque gli studi intanto hanno certificato la sicurezza di questo vaccino, perché il primo obiettivo è non nuocere. Quindi in questa prima fase ci sono dei dati che dimostrano che è un vaccino che non dà grossi effetti collaterali. Essendo un vaccino che si differenzia da quelli che l'hanno preceduto, potrebbe in qualche modo convincere anche i più scettici? Io me lo auguro, nel senso che se la critica è a prescindere sulle vaccinazioni, no. Se però esiste la perplessità rispetto a queste metodiche considerate nuove di rimodellamento dell'RNA, ripeto, questo è un vaccino che usa una metodica vecchia, non c'è il frammento dell'RNA del virus, ma soltanto alcune parti della proteina che causa la malattia, che vengono però rimodellate in laboratorio con delle tecniche di biologia molecolare. E intanto dal 1 marzo circa 21.000 abruzzesi individuati come soggetti fragili in base alle indicazioni della circolare ministeriale dello scorso ottobre potranno volontariamente chiedere la somministrazione della quarta dose, accedendo liberamente agli hub senza necessità di prenotazione. È sufficiente che siano trascorsi almeno 4 mesi dalla somministrazione della terza dose.